E salve a tutti amici, io sono Sonica Chan e bentornati su Doki Doki Literature Club. Nell'ultima puntata, storia, video, Monica ci aveva rinchiusi in una nell'aula, cancellando completamente tutte quante le nostre amiche, e ci ha fatto la gentile concessione di rimetterle nel gioco, poiché le mancavano anche a lei. Ma non essendoci un caricapartita, perché non c'è, non esiste un caricapartita, direi di rifare nuova partita. E vediamo che cosa succede. Ed eccoci anche tornati in compagnia della nostra Sayori. Una ragazza già ci ha dato di Sayori, ok, queste cose le avevamo già lette. Sei orgoglioso di me? Questa è nuova. Per cosa? Ecco, per essermi svegliato presto. Beh, lo stai facendo già da un pezzo. Sì, sono orgogliosa di te, Sayori! Ma non mi hai mai detto nulla, anche se andiamo a scuola insieme tutti i giorni. Beh, sì, credevo fosse sottointeso, è imbarazzante dirlo ad alta voce. Dai, ti prego. È un buon incentivo, va bene, sono orgogliosa di te, Sayori! A proposito, Sonica, non hai ancora deciso a quale club unirti, giusto? Sì, ok, questa storia del club l'abbiamo già sentita. Per noi il club è una partita di tempo. Quando ne ha appena fondato uno tutto suo? Sayori ha fondato un club. In realtà sì, penso di aver fatto la mia scelta. Davvero? E quale scelta? Dimmi, dimmi, dimmi. Preferisco sia una sorpresa. Ah, oh, cattivo. Sei paziente, lo scoprirei il resto. Mi domando spesso perché mi lasci fare la ramanzina da una zucca vuota come lei. Ma ho iniziato a rendermi conto che in un certo senso la invidio. Quando Sayori si concentra su qualcosa riesce a ottenere grandi risultati. Ecco perché sento di dover fare qualcosa di speciale per lei. La giornata scolastica ti scorsa come stai? È finita prima che me ne accorgessi. Oh, va bene. Ripasso mentalmente il numero dell'aula che avevo letto precedentemente sul volantino. Cammino per la scuola e scelgo e scendo. Salgo. Seguo, sando, se va tutto. E salgo le scale giungendo in una parte dell'edificio che raramente frequento perché viene frequentato da quelli del terzo anno. Cacchio, me lo ricordo a memoria. Non impiego molto tempo a trovare l'aula. Apro timidamente la porta davanti a me. C'è qualcuno? Ah, Sonica? Che ci fai qui? Beh, volevo. Ed ho una rapida occhiata alla stanza. E c'è la nostra Natsuki e la nostra Yuri. Questo è il club di letteratura. Ti auguro di una buona permanenza. Ma dai, Yuri, non c'è bisogno di essere così formali. Penserà che siamo delle precisine. Il club al quale ho deciso di unirmi è il tuo, Sayori. Il club di letteratura. Gli occhi di Sayori si illuminano. Non ci credo. Non ci credo. Sayori, il mio braccio inizia a saltellare. Oh, che pucci. Beh, Sayori è così felice, allora sono sicura che non sarà poi così male averti tra i piedi. Per non dire che adesso siamo in quattro, significa che possiamo diventare ufficialmente un club. Non so cosa dire, dovremmo festeggiare. Ho scelto proprio il giorno ideale, eh. È proprio quando Natsuki ha deciso di non rovinare la sorpresa, probabilmente sono i cupcake, i famosissimi cupcake di Natsuki. Sedetevi al tavolo, va bene? Che ne dite se preparo un po' di tè? Sì, va bene. Natsuki alza la carta stagnola, va bene, ci sono dei muffin. I baffi sono stati disegnati con la glassa, sì, dei muffin a forma di gattino. E le piccole pezzette di cioccolato sono state usate per fare le orecchie. Che carini! Sono fantastici. Non fate complimenti, sbrigatevi e prendetevene uno. Sayori ne prende uno e io lo seguo a ruota. È squisito Sayori, però con la bocca piena è riuscito a farle finire la glassa sul viso. Sul viso. La sua è silenziosa, non posso fare a meno di notare le sue occhiate furtive che lancia in mia direzione. Sta forse aspettando che gli dia un morso, finalmente affondo i denti. Va bene, la glassa va bene. Grazie, Natsuki, sono buonissime. Yuri ha abbozzato un sorriso sollevata. Quindi, Sonica, sai, considerando che negli ultimi anni ho letto ben poco, non so davvero cosa rispondere. Borbottato a me e me quasi scherzando, manga. Natsuki solleva la testa di scatto, sembra che voglia dire qualcosa, ma rimane in silenzio. Non sei un gran lettore, vedo. Beh, posso sempre cambiare. Ma che sta dicendo? Mascherini, riporto, sì, mi sono quelli horror, orrorifici, tanto orrorifici. Per quanto riguarda, ecco, la prima cosa che hai menzionato, i manga. Esatto. Natsuki spesso legge manga in classe. Non dirglielo. Per qualche motivo Natsuki sembra imbarazzata, ad ogni modo. Anche i manga possono essere considerati letteratura, sai, quindi va bene. La sappiamo già tutta quanta con questa storia. Forse, notando la tensione, Sayori si intrufola nel discorso. Potremmo provare a fare tutti qualcosa di nuovo, potrebbe essere divertente. E poi così riusciremo a conoscerci meglio. Cioè, questa è il genere di cose che fa un club di letteratura, giusto? Non ho nulla in contrario. Sì, hai ragione come al solito, presidentessa. Significa che dovrei provare a leggere un romanzo, giusto? Beh, siamo in due allora, non mi dispiacerebbe farlo se so di non essere l'unico. Allora, per quanto riguarda Yuri.
Devo dire, leggere, ma che cavolo. Sei tu quello che hai suggerito di cambiare? Ah, ok, Yuri dovrebbe leggere un manga. Esistono anche manga horror, Yuri, dai. È sgarbato da parte tua, è sgarbato, non me ne ricordo. Sono stranamente così gentili l'una con l'altra. Mi spiace aver sminuito interessi, ma se i manga ti piacciono, allora sono sicura che è un genere letterario degno di questo nome. Lo stai dicendo tanto per? No. Ho compreso i miei errori, quindi se stai pensando di iniziare a leggere un romanzo, lascia che ti mostri la mia riconoscenza cercando a mia volta di leggere un manga. Davvero? Voglio dire, mi rendi felice sapere re, che faresti questo per me, fidati. Dimetri avrà qualcosa di che ti piacerà da matti, ok? Però lo stesso per me. Oh, ma sono molto più tenere e dolci. Vorresti venire con me? Se non ti dispiace, per niente. C'ero sempre sola, per cui sì, anch'io. Che carina! Signori, sta un po' zitta. Poveria. Non approfitterò per mostrarti qualche manga, va bene? Ne approfitterò. Iniziano a mettere via il cibo. E immagino che l'incontro sia finito. Sì, sembra di sì. È bello vedere andare tutti d'accordo, vero? Sì, è bellissimo, ma è davvero è troppo strano. Spero che tu piaccia un po' a tutte e due, sai, Sonica? Tu dici? Beh, sembra andare un po' d'accordo con te nei dintorni, Sayori. Che dolce che sei. Non dire queste cose imbarazzanti. Oh, c'è un'atmosfera molto più tenera e dolce e calda, è una cosa fantastica. E ora che sei dentro, le giornate saranno molto più divertenti. Senti, Sonica, voglio ringraziarti di cuore. Vedi, sono davvero felice che tu ti sia unito al club, ma la verità è che sapevo già che l'avresti fatto. In realtà c'è anche dell'altro. Volevo ringraziarti per. Volevo ringraziarti per esserti sbarazzato di Monica. Proprio così, su tutto ciò che hai fatto. Forse perché adesso sono io la presidentessa. Credimi, so tutto, Sonica. Gesù santo, aiuto! No, Sayori, no! Eri dolce, carina e simpatica, per favore. So quanto ti sei impegnato per renderci tutte felici e so anche delle cose orribili che Monica ha fatto per renderci tristi. Ma ormai non ha più importanza. Ora. Ehi, no, no, non devi diventare la nuova Monica, sai? Ora ci siamo solo io e te e mi hai reso la ragazza più felice del mondo. Non vedo l'ora di passare così ogni giorno insieme a te. Per sempre. Sayori? Sayori? No. No? Cosa sta succedendo? Non ti lascerò che tu gli faccia del male. Monica! Mi dispiace, mi sbagliavo? Qui non c'è ancora una felicità dopo tutto. Addio, Sayori. Addio, Sonica. Addio, club di letteratura. Oh. Sì, posso It's sentirti. me. So you know how I've been like practicing piano and stuff and not really any good at it yet, like at all. But I wrote you a song and I was kind of hoping that I could show it to you because I worked really, really hard on it. So yeah. Ma è Monica che sta suonando? Special day. Che bello! Have I found everybody a fun, a
always fun for them anyway. When I can't even read my own feelings, Monica sta cancellando qualsiasi cosa. Monica non vuole che questo club esista. Ma ci ha salvato. Queste sono le immagini che non abbiamo sbloccato probabilmente della storia con Yuri, con Sayori. Mi dispiace anche non aver fatto le storie con loro. Eccole, che carina. Questa magari sarebbe stata la scena se avessi detto sì a Sayori. Oddio, ringraziamenti speciali a Monica e a me. Sta cancellando tutti i dati del gioco. Oh, che cosa tenera. Questo è il mio addio finale al club di letteratura. E finalmente ho capito, il club di letteratura è davvero un posto dove non può essere felice, dove la felicità non può essere trovata. Fino alla fine continua a esporre innocentemente a una realtà terrificante, una realtà che il nostro mondo non è disegnato a comprendere. Questa qua non so cosa voglia dire, ma credo che comunque il contesto sia: non posso lasciare che i miei amici continuino a soffrire così. Fino alla fine voglio chiederti grazie, per aver reso i miei sogni reali. Ah, e per essere stato amico di tutti i membri del club. E più importante di tutti, grazie per aver fatto parte del club di letteratura. Con amore, Monica. Addio! Addio, club di letteratura! E amici! Niente, è finito così, il club di letteratura non esiste più. Mi sento un po' triste per tutto ciò, ma Monica ci ha salvato la vita, non si è poi rivelata la persona così cattiva che poi tutti quanti pensavamo che fosse. Grazie mille per essere stati con me fino alla fine di questo meraviglioso e stupendo gioco, lo adoro dall'inizio alla fine, credo che lo rigiocherò un'altra volta per provare ad eliminare tutti quanti i personaggi e vedere che succede. E ripeto di nuovo, grazie mille per essere rimasti con me, per avermi fatto compagnia, e spero che anche io vi abbia fatto compagnia a voi seguendo questo gameplay. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!